Abbiamo la grazia di cominciare il tempo della Quaresima in questo anno particolare che è Giubileo della Misericordia. Ed è un tempo intenso nel quale siamo invitati a liberarci dalle tentazioni di usare le cose semplicemente per quella nostra insaziabilità che è come il bisogno di sopravvivere e per essere invece come liberi nel partecipare al bene, nel sapere accogliere ogni cosa come un dono e viverla partecipando questo dono ai fratelli. Vogliamo dare alla Quaresima di questo anno giubilare della misericordia questa particolare caratterizzazione, questa possibilità di vivere attraverso dei segni quelle opere di misericordia, nelle quali mentre ci liberiamo dalla tentazione di possedere per noi, diventiamo capaci di condividere con i fratelli quel pane che è la ricchezza della nostra vita, che Dio ci dona, deve poter essere il pane che spezziamo e condividiamo nella carità. E allora ecco che questa Quaresima noi la vivremo con una serie di segni. Ogni domenica abbiamo scelto di vivere nelle nostre comunità un segno che ogni comunità vivrà nella sua realtà ecclesiale, ma che viviamo tutti quanti in maniera comunitaria. E il primo segno sarà quello della consegna del Vangelo di Luca, perché il Vangelo che ascoltiamo domenica, prima di Quaresima, sarà il Vangelo che ci mette davanti al Signore come colui che ci dona la parola, colui che ci chiede di essere partecipi della sua vita. Allora ecco che le opere di misericordia, il nutrirci di, non solo del pane, ma della parola del Signore, il poter essere guidati, aiutati e consigliati, ecco questo ci permette di guardare al Vangelo con grande fiducia e speranza. E il primo segno allora che viviamo in questa domenica di Quaresima sarà legato alle opere di misericordia e ci permette di camminare in maniera attenta, intensa verso la patria, verso il regno di Dio, verso la terra promessa.